La microbiologia nella difesa delle piante agrarie è il tema trattato da Enzo Gambin nell'odierna Storie dai Campi. Ospite Matteo Argenton di Special Agri, azienda di Colonia Veneta in provincia di Verona. I microrganismi sono il futuro, l'alternativa e la soluzione a molte restrizioni che stanno nascendo. Per mangiare bene bisogna trattare bene. Un tema attuale per l'agricoltura sostenibile sono gli utilizzi di microrganismi che provengono dal terreno e dalle piante e che diventano utili per portare alle piante stesse maggiore vigoria e resistenza alle malattie. C'è la necessità di ricerca, c'è la necessità di sviluppare queste nuove produzioni e questi nuovi prodotti anche. Con noi abbiamo un agronomo che è specializzato su questo, Matteo Argenton, attua ricerca e ha una società specializzata proprio per questo. Dottor Argenton, qual è il suo lavoro? Perché attua questo tipo di attività così specialistica e a chi è rivolto? Allora, noi siamo un'azienda che praticamente abbiamo iniziato a lavorare nel sistema microbiologico circa 20 anni fa. Perché? Perché abbiamo visto che con il cambiamento climatico, col cambiamento delle condizioni, dobbiamo sostenere quello che è l'agricoltura, la pianta, ma soprattutto il sistema vivente che è la rizosfera, per cui il nostro terreno che calpestiamo ogni giorno, per cui è una risorsa di vita, è una risorsa perché le nostre piante riescono a produrre sempre con maggiore generosità. Abbiamo visto che selezionando microrganismi ben determinati possiamo rigenerare il suolo molto stanco da lavorazioni, da tecniche chimiche utilizzate per cui fertilizzazioni, concimazioni chimiche che negli anni scorsi ha un po' depauperato la struttura del suolo, per cui abbiamo voluto rigenerare questo ambiente perfetto. Ma abbiamo anche selezionato microrganismi che possono tutelare anche direttamente la produzione, il frutto. Da cosa? Da stress di varie nature. Stress di natura patogena e stress di natura ambientale. Oggi la ricerca nella microbiologia ci può dare veramente delle soluzioni per poter portare alla produzione mirata e ben dettagliata qualsiasi cultura, da quello che può essere un orticolo, una pianta da frutto, anche all'ornamentale della Signora Maria, per cui una pianta semplice dentro casa, utilizzando microrganismi che siano molto benefici per difenderci da malattie fungine, per malattie batteriche, per soprattutto microrganismi che possono fare anche nutrizione. In questo periodo, dottor Argenton, la fermo un secondo, ma questi organismi per il consumatore e nel momento in cui entrano nel proprio organismo sono nocivi o hanno dei residui assolutamente innocui? Oppure non hanno alcun residuo, fanno bene magari la nostra salute? Ma guardi, allora, noi lavoriamo con microrganismi molto selezionati, per cui certificati da enti internazionali, europei e anche italiani. Sono microrganismi che li troviamo anche nelle cepoteche internazionali. Sono microrganismi che, come i fermenti lattici, tanto per dire, dove sono dei probiotici che fanno bene comunque anche al nostro microrganismo. Utilizziamo, vi faccio un esempio, noi utilizziamo i fermenti lattici
ed enzimi lattici per un biocontrollo di alcune malattie, rafforzando la pianta, dando una maggiore vigoria alla pianta, ma a sua volta quel frutto che andiamo a produrre diventa più sostenibile, diventa più genuino per il nostro corpo. Abbiamo fatto... Dottora, fermo ancora, dottora Zanton, perché è un aspetto che è molto importante, interessantissimo per il consumatore. Quindi lei mi dice che abbiamo dei residui zero nel nostro prodotto che andiamo ad introdurre, anzi con molta probabilità questi microrganismi vanno ad aumentare, a migliorare anche la nostra flora e fauna microbica, il nostro microbioma. Certo, perché comunque riducendo una quantità importante di utilizzo di chimica sulla nostra frutta, sulla nostra verdura, andiamo a comunque far sviluppare alla pianta un sistema di proteine, un sistema organolettico che al nostro corpo ne beneficia in maniera esponenziale. Per cui tutto quello che andiamo a ricreare un equilibrio sia nel terreno, nella pianta, che ci porta a sua volta un equilibrio nostro a livello personale. Per cui tutti i prodotti hanno residualità zero, sono tutti certificati, quelli che produciamo noi come azienda sono tutti certificati sia per le persone che per gli animali a residuo zero, per cui abbiamo un certificato che garantisce questo a rischio zero, e poi abbiamo università e laboratori che ci tutelano su questo, su un servizio, su un laboratorio di analisi che ci possono continuamente supportare nelle produzioni. Per cui quello che noi andiamo a fare oggi è a ridurre quello che può essere l'utilizzo di quello che è la chimica per portare un prodotto alimentare a residuo zero. Questo prodotto alimentare a residuo zero che sia prodotto direttamente utilizzabile o che sia trasformabile, come può essere un'oliva, come può essere un grappolo d'uva che viene trasformato in vino o in olio, abbiamo un prodotto a residuo zero con le caratteristiche organolettiche che sono veramente quelle della pianta che produce, dell'oliva che andiamo a raccogliere oppure dell'uva che andiamo a raccogliere. Per cui il sistema microbiologico oggi ci crea un equilibrio, ci riporta a un equilibrio che l'abbiamo forse spezzato negli anni scorsi con l'utilizzo di vari prodotti. Il sistema microbiologico, vi dico che è oggi siamo alle prime conoscenze, per cui anche se è 20 anni che stiamo ricercando, però secondo me abbiamo ancora molta strada per poter utilizzare questi prodotti senza per avere anche, come si dice, dei risultati molto più soddisfacenti. Vi posso solo dire che in questi ultimi anni, dove abbiamo un cambiamento stagionale molto repentino, riduce gli stress per le piante, riduce lo stress per gli animali, questo sistema microbiologico, per cui a sua volta vediamo anche una redditività da parte dell'agricoltore. Interessantissimo e affascinante. Ci ritorneremo ancora, dottora Zanton, perché questo è il nostro futuro. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Arrivederci.